86-87 del campionato di Serie C2, i rossoverdi furono battuti in terra di Puglia da due reti siglate nei primi 10 minuti di gioco. Stavolta invece ai biancoazzurri, secondi in classifica, ne sono bastati appena 8. Ecco in rapida successione le reti che ieri hanno deciso l'incontro fra la Ternana e l'Andria. Sesto minuto, azione pressante dei pugliesi, la palla finisce sulla destra a Remondina che rimette al centro un pallone su cui arriva di gran carriera Scolamacchia, gran tiro al volo che si insacca alla sinistra del portiere Raggi. Due minuti più tardi il bis dell'Andria, calcio d'angolo per i pugliesi, Raggi cicca clamorosamente l'uscita e per Martiradonna è quasi un gioco da ragazzi infilare a porta vuota. Sul 2-0 la partita potrebbe finire lì, ma l'Andria, non in giornata di grazia, sicuramente commette più volte l'errore di chiudersi troppo in difesa. Nel corso del primo tempo i rossoverdi, evidentemente scioccati dall'improvviso 1-2, non sanno reagire e dunque non sanno approfittarne. I ragazzi di Viciani tengono palla ma non concludono quasi niente. Ed è anzi l'Andria che in contropiede sfiora la terza segnatura in entrambi i casi con il centravanti Fiorillo. Nella ripresa la Ternana invece cresce ancora dopo i primi 3 minuti in cui rischia nuovamente di essere trafitta dalle azioni che stiamo vedendo. Al 17esimo Esposito prova da fuori ma il portiere riesce a parare. Sul conseguente rilancio il numero 1 Andriese e il suo compagno non si intendono ed Eritreo si inserisce, ma la giovane punta rossoverde non ne sa approfittare e a porta vuota praticamente non realizza. 2 minuti più tardi è Catto da ottima posizione a spedire sul fondo un pallone d'oro. Al 25esimo prima Simeoni, poi Coppola, si mangiano un gol praticamente fatto. La Ternana dunque domina e l'Andria si difende con difficoltà. Al 34esimo mister Viciani, sicuramente troppo tardi, manda in campo il giovane Bruno Spinelli ed è proprio lui, dopo una traversa colpita in contropiede dai pugliesi, a siglare il 2-1 finale al 90esimo, approfittando astutamente di una madornale svista dei difensori biancoazzurri. Troppo tardi comunque, la partita finisce dopo una manciata di secondi. Senza quegli scellerati 10 minuti iniziali, la Ternana avrebbe potuto fare sicuramente molto di più. Di questa opinione sono sia mister Viciani che Ezio Volpi, allenatore dell'Andria, già titolare della panchina rossoverde in questa stagione. Io dico che oggi la squadra non meritava di perdere e che se rigiocassimo questa partita 50 volte difficilmente la perderemmo più di 2 o 3. Beh, la squadra è cambiata, mancano diversi giocatori, però diciamo così, non ho visto una squadra che deve avere una classifica e dovrebbe lottare per le ultime posizioni. Ho visto una squadra che deve rimettersi, diciamo, in quella zona che gli compete minimo, perché giocando così come hanno giocato oggi non possono assolutamente stare nelle ultime classifiche. Ci sono squadre molto peggiori, ci sono squadre che non stanno al pari alla Ternana.